Grazie all'artista che ha realizzato quest'opera, molto importante per noi perché siamo nell'anno di Raffaello e le gare pesero a Raffaello nel momento in cui poi abbiamo insieme Urbino lanciato la Capitale Europea della Cultura 2033, ha un grande valore. In più è anche un piccolo segnale di rinascita in questa estate così strana nella quale un po' alla volta stiamo rialzando la testa. Quindi grazie davvero, da oggi per diversi giorni avremo l'opportunità di far vedere questa piazza che è la nostra Piazza del Mare con quest'opera che richiama appunto Raffaello, uno degli artisti che ha dato tanta bellezza a tutto il mondo. Sono artista pesarese e dipingo a olio quadri, faccio murales, ho fatto la scuola d'arte a Pesaro, ho frequentato le belle arti Urbino e questa è un'opera a terra. Io ho iniziato 7 anni fa a dipingere a terra e questa è un'opera, è la più grande che ho fatto, è 11 metri di diametro, 21, 11 e mezzo il raggio e 350 metri i quadri e rappresenta la Madonna della Seggiola di Raffaello in onore del 500° anniversario della morte di Raffaello. Orgogliosi come sempre di dare il nostro piccolo contributo a questa iniziativa così importante, un'iniziativa che qualifica la città, la fa entrare nel circuito dei grandi eventi legati a Raffaello. L'opera è un'opera straordinaria, devo dire la verità, viene da pensare a come sia possibile immaginarla e poi realizzarla, perché tanti metri quadri da coprire centimetro per centimetro, sinceramente sono qualcosa che impressionerebbe chiunque non fosse invece un artista avvezzo a queste cose. Sicuramente l'impatto emozionale è forte, sicuramente ci sarà tanta gente che l'ammirerà e che la farà vivere fino a farla finire poi, perché è nella natura di questo tipo di esperimenti e di queste esperienze artistiche che poi finiscano strada facendo. Come omaggio pesarese ai 500 anni di Raffaello, al di là di tutte le iniziative che vengono svolte, e abbiamo pensato a questo segnale con questa gigantografia, diciamo, un ingrandimento fatto da una bravissima artista e madonnara, Rossella De Stefani, pesarese, ma che opera un po' in tutto il centro Italia, anche Siena, in Toscana, Urbino stessa. E ci piaceva l'idea di questo piazzale dalla forma circolare nel segno centrale per ospitare un'opera particolare, bellissima tra le tante di Raffaello, che è la Madonna della Seggiola, che è al museo di Palazzo Pitti a Firenze e che appunto nel ingrandirsi dalla forma circolare poteva prendere appunto tutto il piazzale. In un anno in cui si cercano di fare cose in spazi larghi, all'insegna del distanziamento, il lavoro di Rossella per 14 giorni è stato anche un modo per incuriosire i turisti, i cittadini, i bambini, hanno dialogato con lei, hanno fatto mille domande e anche per vivere l'opera di Raffaello non solo come giustamente nella maniera principale, nei musei, nelle chiese dove sono custodite le opere o nei cataloghi che vengono studiate, ma anche in una maniera, diciamo, giocosa, perché appunto quest'opera non è un'opera, diciamo, da vivere ovviamente con le attenzioni di un museo, un'opera tra virgolette anche calpestabile, che poi potrà essere anche, diciamo, aggiustata, restaurata nei giorni, insomma, fino a che poi il vento per le polveri e l'acqua non la laverà via, e quindi anche un modo appunto per entrare veramente dentro l'opera grazie anche alla disponibilità dell'artista.